Lavastese espugna il Ferrante di Porto Sant'Elpidio con un gol al 90esimo, su rigore contestatissimo, realizzato da Martiniello, e continua la propria corsa. I padroni di casa schiumano di rabbia per un risultato sfuggito proprio nelle battute finali, dopo aver disputato una gara attenta dal punto di vista difensivo, concedendo poco agli avversari, che comunque hanno meritato il successo. Il Porto Sant'Elpidio, orfano di Zira, espulso nel turno infrasettimanale giocato a Castelnuovo, si schiera con un ermetico 5-4-1, con Spagna unico terminale offensivo. Lavastese, con un più spregiudicato 4-3-3 con Martinez e Mamona, ad aggira i fianchi di Franzese. Il tema del match è chiaro sin dalle prime battute, con gli abruzzesi a menare le danze, gli elpidiensi a difendersi e a ripartire in contropiede. La prima azione degna di nota si è all'ottavo minuto, con una conclusione di Franzese dal limite, che termina alta sopra la traversa. Al 18esimo, bella azione di Mamona, lungo l'out destro, il numero 11 crossa verso il centro. La palla viene respinta dalla difesa, poi perviene alle noci, che ci prova ma non inquadra la porta. Alla mezz'ora i biancorossi vanno vicinissimi al vantaggio. Sta affilata al limite di De Angelis, Cavalieri ci mette la mano e devia in corner. Dalla bandierina palla in mezzo, dove Franzese batte a botta sicura dall'area piccola, ma non trova un Cavalieri davvero superlativo che in tuffo nega la gioia del gol. E in pratica questa è l'ultima emozione della prima frazione di gioco, che ha visto Lavastese provarci, ma trovare un Porto Sant'Elpidio ben ordinato e soprattutto preciso negli interventi difensivi. Nella ripresa D'Addario toglie una punta, Martinez e inserisce il centrocampista Bodo, e i risultati sono subito evidenti. Al quarto, punizione dello stesso Bodo, che trova Cavalieri pronto a bloccare. Al sesto ci prova in sporviciata Franzese, ma l'estremo difensore di casa è attento. Al nono Franzese serve di Arrà, che mira all'incrocio, Cavalieri è miracoloso a deviare in corner. Al dodicesimo sfortuna Vastese con Diallo, che in diagonale coglie il palo interno. Al ventesimo Spagna si fa metà campo da solo e, arrivato nei pressi dell'area avversaria, è impreciso nel tiro, che finisce sul fondo. Al 42esimo l'episodio che decide il match. Obodo calcia un angolo dalla destra, palla arriva sul secondo palo, dove un biancorosso calcia verso la porta, dove Bordi respinge prima che la sfera termini tra le braccia di Cavalieri. Furibonde proteste aragonesi, che accerchiano l'arbitro per un possibile tocco di mano proprio di Bordi. L'assistente conferma e il signor Di Renzo indica il dischetto. Ne fa le spese proprio Bordi, che protesta veementemente, viene prima ammonito e poi espulso. Dopo 3 minuti di stop si batte il penalty con Martiniello che, freddissimo, spiazza Cavalieri e regala 3 punti ai suoi. Lavastese continua così la sua rapida risalita in classifica, mentre per il Porto Sant'Elpidio rimane la bella prestazione e tanta rabbia per una decisione della terna risultata poi decisiva. Sì, è quello che noi in questo momento possiamo permetterci, giocando con una squadra forte come Lavastese, con dei giocatori secondo me anche di categoria superiore. Siamo... La nostra forza è questa, e noi dobbiamo andare avanti in un percorso che avevamo già detto sulle altre interviste, in questa maniera. Sappiamo anche le nostre difficoltà. Siamo ultimi, lo sappiamo, molto probabilmente siamo anche ultimi perché ce lo meritiamo. Però noi cerchiamo anche un po' di rispetto. Ci sono state qualche decisione che secondo noi non sono state delle decisioni giuste. Così la sconfitta c'è, è una sconfitta da un punto di vista del gioco anche meritata, nonostante noi abbiamo tenuto parecchio, però su qualche decisione siamo un po' scontenti. Ecco. Il rigore viene da un corner che non era corner, soprattutto, e poi il rigore non è stato visto dall'arbitro ma dall'assistente. Questo. Noi vorremmo che gli assistenti nelle prossime partite siano decisivi come sono stati oggi. Penso di sì, ha vinto anche il campo basso qui con poca fatica, con non poca fatica. Ha vinto anche altre squadre con non poca fatica, e quindi vuol dire che questa squadra è viva e dà filo da torcere a tutti. Oggi giocavamo con il Porto Sant'Elpidio e abbiamo visto il Porto Sant'Elpidio. La prossima non so neanche con chi giochiamo, perché la prepariamo da dopo questa, perché noi abbiamo fatto 7 incontri in 21 giorni e quindi dobbiamo non fasciarci la testa, ma pensare sempre a quello che facciamo e poi pensare a quello dopo. Non possiamo fare voli pindarici, anche perché se io avessi visto il calendario quando sono arrivato, forse non avrei accettato, perché avrei visto che su otto partite con oggi, giocavo con le prime 5 e giocavo poi
all'ultima giornata, che è questa, di questa serie, l'ultima giornata di questo filotto di partite, giocavamo con l'ultima in classifica. Quindi noi dobbiamo badare non a quello che è il successivo, a quello che è l'oggi.